Guardi, si può prendere atto di tante situazioni, ma certamente non del fatto che il governo italiano abbia inciso in queste scelte. Quello che è successo è molto semplice. L'acqua è arrivata al piano più alto e chi sta al piano più alto ha cominciato a Cioè, nel mangiarsi cuore tutto. dell'Europa, dice lei, Cioè, sì. quando si è aperta la cosiddetta rotta balcanica, la Turchia ha cominciato a far passare qualche settimana fa i profughi o i richiedenti asilo e sono arrivati fino in Germania, sono arrivati nei paesi dell'est. Allora anche la Germania, allora anche gli altri Si sono paesi si sono svegliati, lei dice, sì, si resi sono conto resi che la conto. situazione non funziona. Quello che spiace è che non ci sia un'analisi seria che tenga conto da dove viene generato il problema. Perché se ci si concentra ancora una volta sul come ospitare, se li mettono in albergo, se li metto in casa, se li metto in una tendopoli, e non si risolve il problema da dove vengono, qui ci troveremo veramente un paese che capotta. Che si ribalta, perché il problema che continuiamo ad avere in Italia, come erano in altri paesi dell'est, e sono molto più radicali perché la crisi economica l'hanno vissuta, sono usciti in tempi più recenti da situazioni economiche arretrate come quelle che c'erano nell'Europa dell'est, sanno bene che mettere in conflitto le povertà crea poi del caos sociale. Se non si affronta la situazione laddove vengono generate queste masse, che sia nei paesi subsahariani, o che sia in Siria, o che sia in Afghanistan, nei paesi dove c'è la guerra, questa è una situazione che metterà l'Europa veramente in difficoltà. E l'altra questione è oggettiva, distinguere all'ingresso chi è profugo e viene da zone di guerra e chi è migrante economico. Ponendosi una semplice domanda, fino a quanti immigrati possiamo sostenere prima che le nostre povertà entrino in un conflitto con quelli che arrivano e cercano una loro soddisfazione alle povertà o alla loro situazione di indigenza. Perché se non ci si pone questa domanda, semplicemente si va in una direzione pericolosa, ripeto, di scontro sociale. E non è solo questione di dire entrano in Italia, passano e vanno oltre. Perché nel momento in cui prendi un straniero, lo metti in albergo e lo mantieni, al di là del fatto che sia profugo o che sia emigrato da semplicemente motivi Sì. economici, e è dall'altra parte un italiano abbandonato, questo prima o poi si incazza. Sì.